Siccome stai guardando questo video, sappi che questa è la versione per comuni mortali. Se vuoi qualcosa di veramente esclusivo, vai a vedere la versione Ultimate Deluxe Collector's Edition, che comprende contenuti extra, una base musicale diversa, nuovi effetti speciali e io che suono Guantanamera. Corri subito a vederla, se non vuoi perderti il meglio. Vai vai! Ciao mondo, io ho un grave problema. Tu hai tanti problemi e tutti molto gravi. Non è vero, parli da solo. Esiste un male antico che affligge i collezionisti. Che stipiate la vostra casa con DVD, vinili o fumetti come il sottoscritto non fa alcuna differenza. Prima o poi egli sguscerà fuori dal suo rifugio. Abbandonerà le tenebre quando sarete più vulnerabili, ignari delle insidie e sprovvisti di qualsivoglia difesa. Impreparati al suo attacco, soccomberete. E comprerete una variant, le edizioni per collezionisti. Chi le ha concepite a quest'ora starà regnando su un paio di gironi infernali, perché bisogna essere diabolici per concepire qualcosa di tanto empio. Tu sei un collezionista e sei consumato dalla bramosia, dal voler possedere tutto. Avere un buco nella tua collezione è come avere un buco nella tua anima. Non puoi permetterlo, ne va del tuo onore. E loro lo sanno benissimo. Se ne approfittano. Perché venderti un fumetto quando possono vendertene due? Basta trovare il giusto pretesto, cambiare la copertina, aumentare un po' il prezzo e voilà! Abbiamo lo stesso prodotto che tu collezionista hai già, ma che non potrai fare a meno di ricomprare. Non lo leggerai, guarderai o ascolterai nemmeno, ma sarà tuo. Lo lascerai lì, in bella mostra sulla mensola e basta. Per la gioia del mio fumettaro di fiducia, che è sempre contento quando arrivo in fumetteria e mi chiede se deve tenermi da parte anche la versione rilegata in vera pelle di bombato alpino dello speciale col nuovo costume della pimpa. Per esempio, prendiamo qualche esemplare dalla mia collezione di Uomo Ragno. L'Uomo Ragno è pieno di variant pubblicate in occasione di eventi importanti. Per esempio per il numero 200. Per festeggiare l'arrivo di Ben Reilly mettiamo in copertina un bel adesivo olografico col nuovo costume dell'Uomo Ragno, che cambia posa a seconda di come lo inclini. Così l'idiota di turno può passare le ore a vedere come cambia. Oppure per il numero 400, edizione Jumbo con 16 pagine extra, speciale Lucca 2004 con cover alternativa, che però è meno bella di quella originale. C'era Lucca in ballo, vuoi non farci una variant? O ancora per il numero 500, dove le copertine sono identiche tranne che una alla ragnatela dorata anziché argentata. Le variant vengono realizzate anche in occasioni di storie importanti, che lasciano un segno indelebile nella continuità del personaggio. Come nell'Uomo Ragno 185, dove in occasione della morte di Zia May, che tanto è tornata, abbiamo una sovracopertina a forma di lapide. O per l'inizio della saga Crisi d'identità. Sì, vabbè, segno indelebile. O per la fine della saga Maximum Carnage, con la morte di Kane, che tanto poi è tornato. O per l'inizio della saga L'altro. O per la fine della saga L'altro. Ok, non era esattamente la fine, però c'era Luke in mezzo, vuoi non farci una variant? O per One More Day. Questa sì che ha lasciato un segno indelebile. O ancora per un numero a caso di Un Nuovo Giorno. C'era Lucca in mezzo, vuoi non farci una variant? O in occasione di Secret Invasion, in un numero in cui non si parla affatto di Secret Invasion. Infine, un'altra ragione per realizzare delle variant è la celebrazione di eventi editoriali, come il festeggiamento per i 4 anni di Marvel Italia. Per celebrare l'inizio della pubblicazione in Italia di Tanglesweb. Una testata dell'Uomo Ragno con delle storie dell'Uomo Ragno, in cui alcune volte compariva anche l'Uomo Ragno. Per festeggiare il cambio di periodicità, da quindicinale a mensile. E cosa ti festeggi? O anche perché semplicemente avanzava una copertina e non sapevi cosa farci. Per carità, bella, con tutti i personaggi, i nemici, con le ante che si aprono come un armadio 4 stagioni. Però non ho capito la scusa che è stata usata questa volta per farmi comprare 2 volte lo stesso album. Anche Iron Man ha avuto una copertina lunga come la razza di Bayer, ma almeno lì c'era l'inizio di Roy Cage. I Vendicatori tornavano dopo un brutto periodo, c'era John Romita Jr. alle matite, insomma, aveva il suo perché. Il numero successivo un po' meno. 2 numeri di fila con una variant edition. Non stiamo esagerando? Fammi indovinare, era in occasione di Lucca Comics and Games. No, per Mantova Comics and Games. Quello per Lucca è stato il numero 20. Ma almeno c'era l'esordio degli Oscuri Vendicatori. E passiamo a un altro Vendicatore.
Capitan America. Thor 104 aveva una copertina alternativa quando è morto Steve Rogers, che tanto poi è tornato. Per la precisione, nel primo numero di Capitan America, la cui variant aveva uno sfondo argentato con una figura rosa in rilievo. Seriamente, perché rosa? E visto che parliamo di Vendicatori, non possiamo farci mancare la variant del loro primo numero. Variant che non ho ancora levato dalla plastica, e non penso lo farò. L'albo contiene anche il primo annual dei nuovi Vendicatori, disegnato da Dell'Otto, che è stato anche pubblicato in bianco e nero in un volume a parte. Anzi, in due volumi. La New Avengers Annual Limited Deluxe Edition e la New Avengers Annual Limited Deluxe Edition Variant. Almeno di questi ne ho preso uno solo. Anche perché l'unica differenza tra i due è che la Variant ha in più una sovracopertina. Copertine alternative anche per i crossover. Ne abbiamo una per ognuno dei quattro numeri di assedio, raffiguranti Capitan America, Sentry, Thor e Iron Man. Le quattro copertine si compongono andando a formare un'unica immagine. Copertine alternative anche per l'inizio e la fine di Fear Itself. Pure le Variant ho preso di Fear Itself. E questi sono solo alcuni esempi. Ci sono i Fantastici 4 con l'esordio di Future Foundation. Ci sono le Battaglie del Secolo con l'esordio di Marvel vs DC. C'è il primo numero dell'Uomo Ragno Universe con l'esordio del nuovo Venom. O l'esordio della sua versione 2099 su... 2099 AD4. Ma perché ho questo fumetto? Io non ho mai letto nulla del 2099. Perché l'ho comperato? Non pensiate che io ce l'abbia in modo particolare con la Panini o la Marvel Italia perché parlo soltanto delle loro pubblicazioni. È che ho comprato un sacco di roba loro, ma in realtà ho anche altro materiale, tipo la variant del primo numero di Spawn e Savage Dragon e la variant per Treviso Comics dello speciale Savage Dragon Pioggia di Sangue. In realtà è l'unica che ho trovato. O della prima edizione dell'Ultima Caccia di Kraven, anche se è passata un'epoca da quando la Star Comics pubblicava fumetti americani. E poi, oltre la Panini, ho anche... La cosa tragica è che se questo trucco funziona una volta, può funzionare anche due, tre, quattro. Può essere reiterato all'infinito, generando un gozzigliardo di edizioni. Una con la copertina metallizzata, una col gadget, una tiratura limitata, una speciale per Lucca, la ristampa e quella con la card. E i più fessi si comprano 27 versioni della stessa vaccata. Ehi, c'è un ragno là sopra. Prendi un numero qualsiasi dell'Uomo Ragno Deluxe e mettici in copertina un adesivo olografico dell'Uomo Ragno. Hai ottenuto una variant, bravo! E allora perché non farne un'altra col ragno rosso? Tre versioni dello stesso albo! E chi è il fesso che se le compra tutte e tre? E se giro lui cambi... Wow, che bello! I Fantastici 4 diventano i Fantastici 3 perché muore la Torcia Umana? Presto, facciamo tre copertine diverse. E chi è il fesso che se le compra tutte e tre? Chi sarà mai? E poi tanto Johnny Storm è tornato. E allora vai con un'altra variant. Vogliamo festeggiare l'inizio della pubblicazione di Avenging Spider-Man? E allora facciamo quattro copertine diverse. E chi è il fesso che se le compra tutte e quattro? Vogliamo festeggiare i 250 numeri di Wolverine? E allora quattro copertine per omaggiare Van Gogh, Dalí e Coolidge. E chi è il fesso che se le compra tutte e quattro? E forse qualcuno che legge Wolverine, non io. Hai un intero universo fumettistico che deve ripartire da zero? Molto bene. Per Batman, Superman e Lanterna Verde fai una versione standard, una variant, una ultra variant e ben due super variant. Per la Justice League, Wonder Woman e Freccia Verde, Flash e i Giovani Titani fai una versione regular, una variant e una ultra variant. Per Birds of Prey, Batman e Robin, Batman il Cavaliere Oscuro e Catwoman ti limiti soltanto a una regular e una variant. Questo per i numeri 1. Per i numeri 2 di Batman, Superman, Lanterna Verde, Justice League, Wonder Woman e Freccia Verde, Flash e i Giovani Titani fai una regular, una variant e una ultra variant. Stesso discorso per i numeri 3. Devo aver fatto per forza confusione. E chi è il fesso che se le compra tutte? No, non guardate me.
La stupidità può non avere limiti, ma il portafogli sì. Spero che abbiate capito il concetto. State lontani dalle Variant Edition! Non compratele! Non è vero che sono più belle. Non è vero che varranno di più. Non è vero che potete smettere quando volete. Basta provare una singola volta per entrare nel tunnel delle Variant. Per me non c'è più speranza. Io non posso salvarmi, ma voi sì. Prestate attenzione alle mie parole. Le Variant Edition sono il male. Vi prego, io non posso. Ma se voi non le comprate, se nessuno le compra, loro smetteranno di farle. E io non sarò più costretto a prenderle ogni volta. Per favore. A proposito, io sto ancora cercando il numero 155 dell'Uomo Ragno e il numero 0 di Venom prima serie con la copertina platino metallizzata, perché come vedete io sono quello con lo sfondo rosso e quello con lo sfondo dorato. Quindi se qualcuno di voi ce l'ha e vuole vendermelo, mi fa un fischio e io ci sono.